adesso sta frittando un'altra volta. Vabbè, te lo passo a te. Finisco il mio intervento con uno scritto che non è mio e si chiama Carmine Mangone. Questa invece non è ermetica, è uno sviluppo più interessante. La poesia è una forma del mistero e si rivela parte integrante di un sistema che alimenta o ridefinisce il mistero, mantenendolo al di sopra degli uomini. Il mistero è una lacuna, un deficit nella nostra capacità di vivere e pensare il mondo. Genera l'impotenza, la paura, il sacro, la fede, la progressiva inabilità a riconoscere le manifestazioni autentiche del vivente. Il mistero è la merce, è il denaro, è l'ombra di un Dio licenziato da tempo e che ormai lavora in nero per potersi permettere almeno un finto paradiso a prezzi da discount. La poesia è e rimane insufficiente finché si limita a imbellettare e a tollerare le sufficienze di coloro che la relegano in un mero genere letterario, per paura che tutto il mondo possa diventare improvvisamente poetico e rivoltarsi contro di loro. Risolvendo il mistero, l'unità fittizia del mondo va in frantumi e ogni frammento, ogni dettaglio di ciò che era mondo assume un'importanza essenziale e si vive infine per ciò che è bellezza del possibile e pratica condivisa della bellezza.